Bene, allora buonasera a tutti. Avete pregato con il primo salmo, durante la settimana l'avete utilizzato, siete riusciti. C'è qualche suggestione che vi ha dato quel salmo? Non ancora, avete ancora pudore? Vabbè, adesso andiamo sul secondo salmo. Nel frattempo, se avete tempo, io vi invito, non lo leggo stasera, lo volevo leggere, vi invito a leggere un articolo di ieri su Repubblica di Roberto Saviano, che è tratto da un suo intervento fatto a On Life, un convegno sulle nuove tecnologie, ed è a mio modo di vedere estremamente avvincente e convincente su quelle che sono le preoccupazioni che da un po' di tempo io vi sto palesando, quelle del viaggio nel web oscuro, cioè quanto sta condizionando in maniera negativa l'uso improprio della rete. E ci sono dei passaggi che sono di una lucidità straordinaria e soprattutto danno una lettura estremamente condivisibile di quello che sta avvenendo. E cioè quanto quello che noi pensiamo libertà di uso sta diventando invece il sistema di governo di odio del mondo e soprattutto la corporazione di quelli che odiano, che si trovano d'accordo e trovano i solidali all'interno del mondo di una comunicazione odiosa. Saviano dice una cosa che per me è condivisibile: la scienza non è buona e non cattiva, ma se tu metti gli strumenti in un tempo e nelle mani di chi le usa per incattivire il mondo e trovare a tutti i costi nemici, tu troverai che l'oceano, usa queste parole, l'oceano di merda diventa l'oceano più navigato, ed è quello che è praticato nella volgarità più estrema, per cui non si va in cerca degli amici, quanto piuttosto gli amici li vado in cerca per attaccare quelli che insieme riteniamo i nemici, e i nemici sono quelli che la pensano in maniera diversa, anzi sono quelli che pensano. Non quelli che la pensano in maniera diversa, sono quelli che pensano. Voi pensate come gli strumenti stanno catturando voti ai potenti della terra, che poi con questi strumenti riescono a fare il buono e il cattivo tempo, perché non tengono un contraddittorio dall'altra parte. Voi pensate come un uomo potentissimo come Trump possa usare giornalmente quegli strumenti per ribaltare a suo giudizio e a suo piacimento la verità. Pensate quello che sta avvenendo con la Brexit in Inghilterra, pensate a quello che sta avvenendo in questi giorni al nord della Siria. No, c'è una cosa inaudita. Gli americani hanno chiesto ai curd di essere loro alleati per distruggere l'ISIS, che dicevano essere il nemico. Ricordatevi che sono gli stessi che erano alleati con l'Iraq precedentemente, cioè adesso, visto e considerato che l'ISIS è stata distrutta,
Gli americani, Trump, dice che quello non è più un problema loro. Lassano i curdi sul campo con la possibilità dei turchi di prendere il sopravvento. Viaggio nel web oscuro. Leggetelo, ed è una pagina, a mio modo di vedere, di estrema attualità, di estremo significato. Non lo leggo qui perché ci porterebbe lontano dal tema che ci siamo prefissi, che non è un tema quello che ci siamo prefissi, ma è un approfondimento dei salmi che sono preghiera di Cristo sulle nostre labbra. Vi ricordate il primo salmo? Il primo salmo intercettava il dolore del giusto perseguitato e la risposta di Dio che corroborava, che sosteneva quella sua sofferenza per dire non ti preoccupare. Come abbiamo sentito poi domenica scorsa, no? Quando nel libro Abacuc grida forte il suo tormento e il Signore dice non ti preoccupare, scrivitelo, perché io non mi dimenticherò di te, io sarò dalla tua parte. Il Salmo primo ci è servito per aprire questo percorso di abbandono, per significare ancora una volta che cosa significa avere fede. Cosa significa avere fede? Quando avere fede? Io mi meraviglio sempre quando, parlando di fede e quando cercando di testimoniarla, io avverto quanto bisogno c'è di questo spazio, quanto ne abbiamo bisogno. E non soltanto nel momento della prova, anche se nel momento della prova questa ricerca si esalta. La settimana scorsa mi è venuta a trovare una coppia, l'ennesima, di due genitori che 7 mesi fa hanno avuto il loro ragazzino di 13 anni e se n'è andato in paradiso, all'improvviso, giocando a calcetto. All'improvviso. E la mamma, con una lucidità e un dolore lucido, con una profondissima agonia interiore, mi ha detto l'unica risposta e l'unica consolazione in questo momento me la può dare alla fede, perché l'unica consolazione, l'unica risposta può essere solo nel fatto che il mio ragazzo ci sia ancora. Qualcuno pensa che la mia follia mi porti a credere, prima io non credevo così profondamente, ma l'amore è una follia che ti porta a cercare le strade più impossibili per ritrovare colui che hai perso, la fede. Senza di te non sappiamo dove andare, senza di te non sappiamo a chi rivolgerci. Ora, il secondo salmo cambia lo scenario, ma non è un percorso diverso. È rivolto piuttosto in maniera profetica. Ricordatevi che questi salmi sono scritti secoli prima della venuta di Cristo. Questo salmo può essere intitolato il dramma del Messia, il dolore del Messia. In altri termini, ha un'attualità anche questo stringente. Lega insieme gli avvenimenti del mondo che sono lontani dalla verità di Dio, lega insieme la logica dei capi di popoli che vogliono esercitare potere fuori dalla volontà di Dio, e legge in maniera straordinaria quello che sta avvenendo oggi nel mondo, dove per la Sacra Scrittura ogni potere, che sia quello di Trump o di Putin,
che sia quello di un sindaco o di un capo famiglia, che sia di un dirigente o di un capo azienda o di uno che ha responsabilità di strutture, ogni potere deriva e deve derivare dalla volontà di Dio, e in quella volontà deve essere esercitato. Per questo il popolo di Israele non si era dato mai un re, l'unico popolo al mondo che non si era mai dato un re, non lo aveva avuto, per una semplice ragione, che quel popolo non diceva di non aver bisogno né di un re né di un presidente della Repubblica, perché il proprio re e il proprio presidente era Dio, ed era Dio il capo di quel popolo, ed era per questo che quella veniva chiamata teocrazia, cioè in altri termini Dio a capo dello Stato. Quando Dio ha detto ad Eliseo di ungere Saul come primo re e poi Davide, lo ha fatto perché ha sentito pietà di un popolo che si sentiva straniero e forestiero nel consesso dei popoli vicini, e antropomorficamente andava a cercare qualcuno fisicamente a cui aggrapparsi, e per questo gli ha dato un re fisico, ma con un comando: quel re era consacrato. Tenete ben presente, è l'unico caso come i sacerdoti che veniva consacrato, tant'è vero che questo poi è derivato in tutta la tradizione cristiana, che gli imperatori venivano consacrati dal Papa. Ma quel segno, togliete poi i misfatti e i fatti che ne sono derivati, diceva che chiunque fosse anche il capo più potente del mondo, derivava il suo potere da Dio. Ma quella derivazione non ne accresceva la potenza, non è che gli dava l'autorità di fare tutto quello che voleva. Non era nella regola machiavellica che chi sta al di sopra del popolo può permettersi di dare regole e non farle rispettare per se stessi. Non vince nella logica di Dio: fate quello che lui vi dice e non fate quello che lui fa. Il primo a dover rispettare i comandamenti è il re. Per cui il re consacrato è concepito, è avvertito come un monaco, come il padre dei padri, ed è di una straordinaria significanza. Non mi pigli una caramella, non mi preoccupare, passerà. Ebru, passerà. Quello che vuol dire è... è di una straordinaria significanza il fatto che i re, che gli imperatori siano sottoposti al giudizio di Dio. Quando abbiamo eliminato Dio dal pianeta, è vero che la Chiesa non ha contribuito nei secoli a far passare il giudizio dei potenti in Dio, se non per metterli a servizio loro. Il vero grosso problema che la Chiesa ha avuto come responsabilità è che volevano che i potenti ubbidissero a Dio e per Dio ubbidissero ai papi, ai vescovi, ai cardinali, ed è per questo che non è servito il criterio di passaggio della verità, non è servito, non è riuscita, perché a potere si sostituiva a potere interno. Ma l'idea è che l'unico sovrano sia lui,
e che chiunque abbia a cuore la propria salvezza e le governa ha responsabilità di salvezza per coloro che gli sono affidati. Il padre, la madre, il sindaco, il professore, il presidente del consiglio, Trump e chi per lui. Togliere Dio dal vocabolario della politica in genere, togliere il Messia dalla logica dell'attesa di un'umanità nuova, non è stato, a mio modo di vedere, una scelta di libertà. Non è stata una scelta di libertà, ma una fuga dalla responsabilità. Ovviamente, storicamente, possiamo andare a cercare in altro modo. Ora, il Salmo II mette insieme quello che io vi ho detto fino adesso e lo trasforma in preghiera. In questo momento storico particolare diventa di un'attualità straordinaria e pregare con questo Salmo aiuta anche a far diventare preghiere le ansie di attesa del nostro tempo. Quando si vedono bambini morire per un poco di terra da agguantare, ancora morti al largo di Lampedusa, quando si vedono le scelleratezze del nostro tempo, che non riesce a generare giustizia sociale, quando i potenti della terra sembrano ancora così lontani dalla verità di una vita che dovrebbe essere governata per dare a tutti giusto spazio. Ma ve lo leggo prima, poi dopo lo commento. Ricordate che in questo salmo ci sono tre attori. Se lo dovessi recitare, ci sono tre protagonisti. Ci sta Dio che parla, ci sono i re della terra e c'è il Messia. C'è colui che a nome del Padre viene a riportare la giustizia. Qui prima parla il Signore Dio. Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano invano? Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e il suo consacrato. Adesso sono i signori che parlano. Spezziamo le catene, gettiamo via da noi il loro giogo. Ride colui che sta nei cieli. Il Signore si fa beffe di loro. Egli parla nella sua ira, li spaventa con la sua collera. Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna. E adesso parla il suo consacrato. Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane. Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. Questo è Dio. E ora siate saggi, o sovrani, lasciatevi correggere, o giudici della terra. Servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore. Imparate la disciplina, perché non si adiri e voi perdiate la via. In un attimo divampa la sua ira. Beato chi in lui si rifugia. Complesso il percorso, ma di una potenza straordinaria.
Il leitmotiv di questo salmo, che può riguardare tutti quanti noi, beato chi in Lui si rifugia. Se il Signore è mio rifugio, anche la scelleratezza dei potenti non avrà il potere su di me. Da un lato ci sono i potenti della terra, dall'altro c'è Dio che si prende gioco di loro, si prende beffe, quasi a voler dire: ma chi vi credete essere? Voi volete fare imitazione a Dio, volete prendere il posto di Dio, ma voi vi rendete conto di quanto siete ridicoli, siete dei pagliacci. Ecco per questo che io manderò uno che vi spezzerà le catene e renderà giustizia ai popoli. In questo salmo, scritto secoli prima, c'è la profezia che riguarda Gesù. Una profezia che in questo contesto verrà letto dopo la resurrezione dalla Chiesa nascente. Gli Atti degli Apostoli, quando devono determinare il dominio di Gesù e il suo potere, usano questo salmo e dicono: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Paolo, quando deve mettere al centro il governo dell'amore di Cristo, usa questo salmo: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. E Giovanni, quando scrive l'Apocalisse, usa questo salmo, prega con questo salmo, ricordando che Gesù è colui che è stato consacrato. Io sono mio figlio, tu sei mio figlio, io oggi ti ho consacrato. Nella liturgia noi preghiamo questo salmo due volte l'anno, in due celebrazioni, così voi capite la potenza. Lo preghiamo nel giorno di Natale, nella messa di Natale, perché è il momento in cui il Verbo diventa carne per dare finalmente un dominio di onestà ai popoli. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Natale, oggi. Ma c'è un altro giorno in cui questo salmo viene pregato. La Chiesa lo mette in due celebrazioni, il giorno di Natale. Secondo voi l'altro giorno qual è? Quando secondo voi? Fate teologia mentale. Il giorno di Natale lui dice: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. E in questo caso è chiaro, si è fatto carne per noi, è l'inizio di un'avventura. Secondo giorno, il Venerdì Santo, quando riceve il trono. Venerdì Santo, non Pasqua, Venerdì Santo. Il trono di Gesù è la croce. Come ha salvato il mondo con la sua morte. Risorgerà, ma quel trono attira tutti a sé. Ecco perché il salmo in questo caso riguarda il Verbo che si fa carne, la carne che muore e si sacrifica, si martirizza per la salvezza del mondo. Qual è il giusto pastore? Il pastore è colui che dà la vita per le sue pecore. A differenza dei pastori di Israele, i quali si nutrono del latte, vestono la lana, mangiano della carne delle loro pecore, le uccidono, per colpa dei pastori sono disperse tutte le pecore. Il buon pastore invece dà la vita. Vedete la differenza tra i pastori di Israele e Gesù, il pastore dei pastori. E capite che c'è un giudizio di condanna per i pastori della terra che abbuffano se stesso dimenticando la salvezza del gregge. Quanto è alta la parola di Dio e quanto responsabilizza e quanto mette in moto dentro di noi, ognuno per la propria parte e le proprie responsabilità, il dovere di essere sottoposti a questa volontà, a vivere questa volontà, perché in tua volontate domine è nostra pace. Ed è per questo
che questo salmo è il salmo del dramma del Messia, che vive la sua venuta e vive la sua, il suo martirio per il bene del popolo, contro i poteri della terra. Quale sarà la condanna di Caifa? Vi ricordate? A nome di tutti i poteri della terra, contro il potere della giustizia di Dio. Perché lo condanna Caifa? Con quale parola? Vi ricordate? È meglio che muoia uno solo per la salvezza di tutti. Sta qua. Salmo secondo. I popoli della terra cospirano perché contro Dio vogliono un potere senza di Lui. Vi ho detto, la responsabilità storica della Chiesa è enorme, perché è scesa in contrattazione con quel potere, per una semplice ragione che ai potenti ha chiesto di sottoporsi al potere della Chiesa, non al potere di Dio. Ed è per questo che ha fallito e sta fallendo. È Dio l'unico che va messo al primo posto nella nostra vita, è la sua parola. Se Dio resta padrone delle nostre case, se Dio resta la guida delle nostre famiglie, se Dio è alla guida delle nostre città, è vera la libertà, perché Lui non è autoreferenziale, non è che cerca qualcosa per sé. Parole come giustizia, amore, carità, pace, concordia, perdono, diritto dei popoli diventa. Allora, pregare il Salmo secondo è pregare politicamente, profeticamente, per un mondo più giusto. Segnatevelo. Quando vedete che ci sta qualcuno dei governanti del mondo che vi sembra che stia bestemmiando, prendete il Salmo secondo e pregate. Quando ci sta qualcuno che governa a livello o locale o a livello familiare o nel posto di lavoro dove voi state e vi sembra che non stia nella volontà di Dio, certo, protestate, fate tutto in rivoluzione possibile e immaginabile, ma è la preghiera che smuove, è il Salmo secondo. Il Signore non delude, beato chi in Lui si rifugia. A volte anche quando sento alcuni casi, no, voi pensate ai ragazzi, ai poliziotti di Trieste, pensate al caso Regeni per altre situazioni, pensate al caso Cucchi per altre situazioni. Prendete il Salmo. Oggi, nessuno me ne voglia, oggi c'è chi dalle aule, per parità di religione, vuole togliere il crocifisso, facendo passare quello come un atto di libertà. Dovrebbe essere poi uguale l'atto di libertà per chi vive il Corano o vive la legge ebraica. In realtà il rimando all'unico pontefice rimanda ad una giustizia più vera, fuori dalle logiche della spartizione di un potere nemico dell'uomo. Vogliamo pregarlo insieme? Leggiamolo prima in silenzio ognuno di noi, leggiamolo per capire le parole. Io vi accompagno prima, sarò la vostra voce mentre voi il vostro pensiero e i vostri occhi stanno sulla carta. Perché le genti sono in tumulto, i popoli cospirano in vano, insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e il suo consacrato. Spezziamo le loro catene, gettiamo via da noi il loro gioco. Ride colui che sta nei cieli,
Il Signore si fa beffe di loro. Egli parla nella sua ira, li spaventa con la sua collera. Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna. Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane. Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. E ora siate saggi o sovrani, lasciatevi correggere o giudici della terra. Servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore. Imparate la disciplina, perché non si adiri e voi perdiate la via. In un attimo divampa la sua ira. Beato chi in lui si rifugia. E adesso lo preghiamo tutti insieme, su una sola nota. Tutti insieme. La nota è questa: perché le genti sono in tumulto, ta 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 ta. E la nota è data perché possiamo andare insieme. Sentitevi l'uno con l'altro mentre preghiamo. Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano in vano. Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna. Come vi ho detto, durante la settimana ritornate sul Salmo. Oggi ve l'ho lasciata passare, perché voi mi avete sempre detto: ma le domande, ma cose, la settimana prossima io apro sempre di nuovo con il secondo Salmo. Mi dovete dire qualcosa voi di quello che questo Salmo vi ha passato. Va bene? Quindi, questa e catechesi tosta. È possibile, certo. Questa è catechesi che ci porterà, se la faremo con attenzione e passione, man mano a crescere come comunità, perché ci porterà progressivamente fuori dal semplice sentimento credente, ma nei significati più profondi. Per cui io vi chiedo fedeltà e pazienza, ma soprattutto tenacia. Vabbè, diceva Paolo, e concludo: da bambini si ragiona, da bambini, e quando uno è bambino ha bisogno di un lattucci, spugnata, ma da grandi si ragiona da grandi e si mastica il pane duro. Bene, buonanotte a tutti.